Siamo stati al dopolavoro ferroviario, il cuore verde della Bolognina, per raccontarvi la virtuosa realtà di Albineri, il ristorante dove l'amore per la buona cucina si unisce all'inclusione sociale. L'Arca di Noè è una cooperativa sociale, si occupa di inserimento lavorativo di persone a rischio di marginalità, quindi non parliamo solo di richiedenti asilo ma anche di persone che sono portatori di difficoltà psichiche o fisiche, e si occupa invece dell'accoglienza richiedenti asilo dal 2001. La cooperativa sviluppa diversi tipi di progetti che sono volti a creare offerte, proposte o possibilità di inserimento lavorativo per gli ospiti dell'accoglienza, e sviluppa molte progettualità che hanno a che vedere con il supporto alle persone ospiti presso i centri d'accoglienza finalizzato a una loro autonomia. Partono da quelle che sono le capacità, le competenze, i desideri e le potenzialità delle persone. Non vengono imposte dalla cooperativa in maniera asettica, ma nascono, crescono e si sviluppano dalla relazione interpersonale che esiste tra le persone in accoglienza e gli operatori dell'accoglienza. In particolar modo c'è un ufficio dedicato a questo. Abbiamo sia quelli che sono uffici di tutta quella che è la parte appunto di inserimento lavorativo e percorsi formativi, sia gli uffici per i colloqui volti all'affiancamento delle persone anche con percorsi psicologici, e poi insomma altri spazi dedicati per altri tipi di attività, tra cui anche l'italiano, alternanza scuola-lavoro, varie insomma. Noi siamo appunto siti collocati al dopolavoro ferroviario non solo come ristorante ma come ufficio già da 4 anni, per cui diciamo che l'Arca di Noè ha un po' sposato questo luogo all'interno del quartiere Bolognina, anche perché la Bolognina è una realtà abbastanza multiculturale. Tra i quartieri a Bologna, se non erro, è uno dei quartieri con una maggior presenza di culture diverse. Dall'altro lato c'è anche la storia del dopolavoro ferroviario, che nasce come luogo durante il periodo fascista per appunto quelle che sono le attività di svago delle dipendenti ferroviari, e poi purtroppo diciamo che negli anni, cambiando un po' anche l'assetto culturale, questo luogo è stato un po' abbandonato, per cui nel momento in cui siamo arrivati chiaramente erano già presenti varie altre realtà ed associazioni, però si è creato e si è costruito tutto un network con le altre realtà presenti qua, tra le quali potrei citarvi Locomotive, Bauhaus, Pizza Artist e l'Arena Puccini, quindi la Cineteca, e con tutte queste realtà abbiamo cercato di ricreare un network finalizzato a un lavoro collettivo di riqualificazione e recupero un po' di questo parco, e offrire ai cittadini, soprattutto della Bolognina ma in generale di Bologna, un luogo culturale, di svago. Ci sono anche molte attività sportive, un luogo di piacere, c'è il ristorante come c'è il cinema, per cui un fiore all'occhiello dal punto di vista dell'utilizzo del proprio tempo, libero e non solo. Il progetto d'Albineri, del ristorante Albineri, nasce 2 anni fa appunto con la parte di inserimento lavorativo di 5 ospiti presso alcune accoglienze sul territorio di Bologna. Inizialmente noi abbiamo lavorato all'interno dello staff del ristorante. Da quest'anno gestiamo anche il ristorante nella sua integrità. La squadra di persone che adesso lavora all'interno del ristorante, tra la sala e la cucina, quindi con ruoli di camerieri o aiuto cuoco, lavapiatti, sono persone che si compensano e completano un po' nei loro profili. È composto da 10 persone, quindi abbiamo alcune di queste che sono professionisti del settore della ristorazione, in primis ovviamente lo chef, che è Michele Trieste,
così come altre figure che hanno avuto già esperienze professionali in quest'ambito, dal caposala al cassiere. Dopodiché abbiamo 5 persone che sono state inserite come tirocini formativi, che sono 5 persone ospiti presso centri, presso strutture di accoglienza dello SPRAR di Bologna, della cooperativa Arca di Noè. Sono 5 ragazzi provenienti dall'Africa subsahariana, tutte e 5 da paesi diversi, per cui abbiamo un panorama molto completo. Queste persone sono state individuate attraverso una call che è stata fatta a tutti i centri, una call dove si chiedeva di inviare, diciamo, i profili professionali e i curricula delle persone che avessero interesse a svolgere questo genere di attività. È stata poi fatta una selezione in base un po' ai profili e alle competenze di ognuno. La squadra finale è stata un po' scelta avendo un'attenzione a scegliere persone o che da un lato avessero già avuto esperienze di questo genere nei propri paesi di origine o anche già in Italia e che quindi potessero già avere competenze in questo settore, o persone che hanno manifestato ed espresso il desiderio di poter acquisire competenze nell'ambito, o persone che molto giovani non avessero mai avuto possibilità di svolgere un'attività lavorativa e quindi questa poteva essere per loro un primo step in questo senso. Io mi chiamo Mubarak Mohammed Abdullah, vengo dal Sudan. Io abito in Italia. Io ho 2 anni quasi in Italia. Ma adesso io parlo un po' italiano. Prima grazie Italia per aiutarci noi africano. In Sudan sì, lavorato sì. La città si chiama Forbrang, ma del cibo diverso in Italia qua. Io all'ostrante faccio 2 cose. Io prima aiuto cuoco, secondo lavo piatti. Anche le cameriere, c'è uno non c'è, io aiuto di lui. In cucina io taglio cipolla, pomodoro, frutta, Macedonia. Con le yogurt. Il nome del cibo è molto difficile per me, per le spiega. Questo lavoro sì, bello. Persone lavorano nei ristoranti, molto felicissimo loro, bravo. Sono contento di aver imparato a cucinare italiano perché voglio che i miei amici del Sudan vengano a mangiare quello che io preparo. Thank you.